Cuore mio, e allora mi metto il cappuccetto che fa freschetto. No, sto scendendo che sto andando a prendere dei panzerotti, ma i panzerotti quelli al forno, capito? Poi non appena sarai qua lo andremo a mangiare, è buono, fa veramente un bel panzerotto. Come mai questa sensazione di vomito? Vabbè, quello è perché ti hanno fatto un ciclo di radio, noi sappiamo benissimo che proprio non lo sopportiamo. Non capisco perché l'abbiano fatto, sinceramente. Vabbè, come si dice, bisogna attenersi al loro protocollo. Dicono pure che se ti devi trasferire è necessario farlo. Vabbè, vediamo un po'. Vediamo. Comunque, il film è stato bellissimo, è stato veramente divertente e si racconta, insomma, in quelli di Milano, hai capito? La fuga dei cervelli, che praticamente partono dal sud per andare nelle metropoli, tra cui Milano. Sì, me l'ha detto l'anto della casa di Fra, vabbè, mo sicuramente pure abbandonata, visto che non ci sta andando più. E niente, cuore, bellino, ti ho fatto pure una registrazione di una decina di minuti, magari dopo te lo giro così te lo vedi un po', che ci sono, ti mando prima questo video e poi se te la senti, perché l'ho registrato una decina di minuti, ho fatto di registrazione oltre agli sketch che ti ho mandato anche, cioè ho registrato pure 10 minuti per fartelo vedere un po'. E vabbè, almeno è vero che lo puoi trovare su internet, almeno credo che si trovi, però ho detto, visto che ci sono, lo vedo un po', perché non so se l'hanno pubblicato già, ma sicuramente qualcosa si trova. Comunque, se riesci a vederlo pure su YouTube, non lo so sinceramente se c'è. È divertente, ti fa un sacco di risate. Però diciamo che invia un messaggio, hai capito? Che poi, ovviamente, tutto questo motore trainante del nord è dovuto comunque ai cervelli del sud che portano avanti le come si dice, l'economia nordista, va? E niente, cuore mio, che ti devo dire? Stanno tutti in quarantena, mi metto la mascherina. Sai che pure in classe di Giuseppe c'è una bambina con il Covid. Sera. Aspetta che vado. Quanto è? Fatto 4? Sì. Ehi, sono fuori, sono appena pronto. E niente, cioè cuore, qua non costano niente rispetto a Milano, 4 panzerotti, cioè 7 euro, ma sono dei panzerotti enormi e sono buoni, cioè a Milano una pizza 30 euro, che cazzo, duro è sta pizza, mamma mia. Due spritz, quanto pagavo l'altro? Non mi ricordo, mi sa 26 euro.
Qua ieri sera due spritz, di cui uno con Campari 10 euro. Cioè, tutto triplicato. E vabbè, vabbè, un mondo diverso, un mondo diverso. Però effettivamente il calore che c'è qua c'entra niente. E vabbè, guarda, presto riabbraccerai questo calore. Presto lo riabbraccerai. Va bene, cuore mio. E mo sta l'anto pure sopra da nonna. Mo ci mangiamo questi panzerotti e poi l'anto se ne va. Capito? Senti, non ti sforzare a parlare. Magari se riesci scrivi dei messaggi. Se riesci. E non ti preoccupare tanto, io penso che solo questa radio te l'hanno fatta solo per oggi, almeno credo. Se no avrebbero detto faremo 2 o 3 giorni, invece solo uno. Dai, che la febbre comunque 37,2 c'avevi prima, spero che in settimana sparisca completamente. Eh sì, perché cuore, così se sparisce la febbre diventi anche negativo, ti spostano di nuovo nella tua stanza, inizi a mangiare, ti tolgono sta cazzo di canula, perché quelli poi te la toglieranno nel momento in cui vedono che comunque riesci a respirare bene attraverso, con la bocca, insomma, il naso. Speriamo presto, cuore mio, speriamo presto, così inizi di nuovo a mangiare, eh. Inizi di nuovo a dirmi, oh, c'ho quella fame chimica, c'ho quella fame che voglio mangiare, ho fame, eh. Speriamo presto, speriamo presto. Va bene, cuore? Beh, mi raccomando, rilassati. Dopo te lo giro, carico prima questo video e poi spero di riuscire a caricare pure l'altro, così te lo invio. Va bene? Beh, ciao cuore mio, ci sentiamo dopo. Mi raccomando, cuore mio, eh? Forza e coraggio, andiamo avanti. Ciao cuore, a dopo. Bacio, il cuore. Un abbraccio.